Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video dedicato ai capelli. Ormai ci sto prendendo gusto, sto sbirciando qua e là su Instagram, su YouTube, su Google, quali sono i metodi più diffusi per arricciare i capelli, per fare questi boccoli belli vaporosi, e ho scoperto, questo l'ho scoperto su Instagram, il metodo del pennarello o della matita. Ebbene sì, io ho utilizzato questo per ottenere questi ed è un risultato che sinceramente mi piace tantissimo, però non vi anticipo nulla, vi faccio vedere tutto nel tutorial. Ovviamente mi deve cadere il pennarello per forza. La prossima volta credo che sperimenterò la bacchetta, questa è una delle due bacchette per mangiare al giapponese, al cinese, e vedete che è decisamente più piccola rispetto al pennarello. Aspettate che lo raccolgo così vi faccio vedere. Vedete che è la metà del pennarello, quindi con questa si otterrebbe un risultato ancora più riccio e quindi ancora più voluminoso. Sono curiosissima di provare anche la bacchetta. Se qualcuna di voi l'ha già provato me lo deve scrivere nei commenti, perché sono curiosissima, ditemi se secondo voi ha senso provarlo oppure no. Niente ragazzi, io vi lascio il tutorial, vi lascio il video, spero che possa interessarvi, un bacione! Iniziamo subito, vado ovviamente ad accendere la mia piastra, la solita di Babyliss che vi ho mostrato anche nell'ultimo tutorial per capelli, tutorial se vogliamo chiamarlo così, appunto accendo la piastra e poi vado a spruzzare il mio solito termoprotettore di Adorn e ne metto un po' meno rispetto all'altra volta, perché effettivamente l'altra volta mi avete fatto notare di averne messo un po' troppo, si vedeva il fumo che usciva dai capelli quando passavo la piastra, quindi vorrei evitare di bruciarmi, ne vado a metterne un pochino meno, più che altro vado a spruzzarlo un po' più da lontano perché questo spruzzino fa uscire tantissimo prodotto, quindi mi devo mettere un po' lontana, però non è facile rientrare nell'inquadratura, ecco. Ok, penso di aver spruzzato anche sullo sfondo. Vabbè, vado a pettinare un po' i capelli. E adesso veniamo alla parte divertente, io giuro che non sto più nella pelle, non vedevo l'ora di filmare questo video per sperimentare un po' questa tecnica. Vado a prendere il mio pennarello, però essendo di plastica devo per forza rivestirlo con dell'alluminio, quindi della carta stagnola, perché altrimenti con il calore della piastra sicuramente si scioglierebbe, verrebbe fuori un macello, non ci voglio neanche pensare. Quindi lo vado ad arrotolare all'interno di un bel po' di alluminio. Ci sono, vado a legare i capelli e facciamo prima la parte sotto, così magari vedete meglio. Quindi prendo una ciocca, non troppo grande ma neanche troppo piccola, ecco qua. Vado ad arrotolarla in questo modo sul pennarello e adesso passo la piastra. Devo dire che sono un po' spaventata, ho un po' il terrore di fare qualche casino. Ovviamente più la ciocca è grande e più dovrete stare in questa posizione. Ok, vediamo il risultato. Oddio, wow! Ma è bellissimo, guardate, guardate che bello. Mi piace tantissimo perché è bello arricciato, però ha questa parte finale che rimane un po' più dritta. È bellissimo. Non me l'aspettavo così arricciato, quindi proseguo, vado avanti, ho preso una ciocca un pochino più grande, voglio vedere come viene, e non è molto comoda come cosa, però se questo è il risultato, si può fare anche il sacrificio ogni tanto. Proviamo a srotolare, wow, è bellissimo anche con una ciocca un pochettino più grande. Quindi magari per la parte inferiore della testa si possono prendere delle ciocche più grandi in modo da fare anche più in fretta, invece la parte alta della testa con delle ciocchine un pochettino più piccole viene tutto più carino. Ok, proseguiamo. Penso che ci metterò un po'. Cosa fantastica. Sicuramente anche il fatto di avere i capelli della stessa lunghezza è un fattore che aiuta. Io avendo le punte leggermente sfoltite, quindi non sono proprio di pari lunghezza, faccio un po' più fatica perché gli ultimi ciuffettini mi scappano via. Guardate che bello. Se avete qualche altro trucchettino da consigliarmi, scrivete nei commenti. Io penso che proverò a farlo anche con la bacchetta del cinese, perché voglio provare una volta a fare
i ricci proprio riccissimi, perché non mi sono mai vista con i capelli così tanto ricci, quindi voglio provare. Ok, ho finito, ho fatto tutti i capelli, come al solito quando vado ad arricciare i capelli mi viene sempre meglio una parte piuttosto che un'altra, però vabbè, vado a spegnere la mia piastra e per curiosità vado a togliere l'alluminio per vedere se non si è sciolto il pennarello, ma direi proprio di no, però voglio fare lo stesso questo controllo. Eccolo qua, non si è sciolto, è un po' caldo. Però non si è sciolto, è ancora intatto, quindi direi che questo metodo dell'alluminio funziona. Questi sono i capelli, mi piacciono tantissimo, però vado a passare un po' le mani tra le ciocche, le dita, in modo da renderli un pochettino più vaporosi, così sono ancora più belli. Li spettino un pochino, ma guardate che meraviglia che sono. Poi tra l'altro sono anche molto morbidi. E poi vado a spruzzare un po' di lacca, questa è la mia solita Diadorn. Come al solito la spruzzo un po' dal basso per dare ancora più volume. E voilà ragazzi, questo è il risultato finale. Io amo questi capelli, mi piacciono tantissimo. Non ho mai ottenuto un risultato così con la piastra o con la riccia capelli, quindi penso che utilizzerò spesso questa tecnica, anche se è vero ci vuole un po' più di tempo rispetto al metodo classico della piastra, però se ne vale la pena, ci si può preparare anche un pochettino prima e prendersela con calma. Direi che non è una tecnica da utilizzare la mattina prima di andare al lavoro, questo ovvio, però magari quando bisogna uscire una sera o se c'è un'occasione particolare ci si può dedicare un po' di più ai capelli. Ve la consiglio perché il risultato merita tantissimo. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi mando un bacione grandissimo, muah, e alla prossima, ciao!